Di Rinaldo Frignani scontro frontale ad Alatri un 30 anni. Mentre si riprende dal vivo. Colpì la macchina di una donna con i suoi due figli. La ragazza più giovane è seria. In prognosi riservata le immagini dell'incidente sono riprese dal vivo, i soccorritori non lo hanno detto. E si è anche guardato bene dal rivelarlo al carabinieri. Sperava nessuno l'avrebbe notato. Ma non ha funzionato l'operatore centrale delle caserme dell'arma Alatri e anche monitoraggio dei siti. Web non impiegò molto a scoprire che il giovane al volante dell'Audi A4 ieri pomeriggio investiva con la sua auto a Nissan Qashqai con una madre e due fratelli di 5-8 anni stava effettivamente guidando ad alta velocità, prendendo il tutta la scena al ritmo della musica rap per un Facebook diretto. Famiglia in ospedale, un impatto frontale devastante, la famiglia è stata salvata solo grazie al fatto di essere a bordo di un SUV. Tuttavia distrutto nel fronte. Mom e figlio maggiore sono stati ricoverati ospedale nell'ospedale Alatri sotto osservazione e non in pericolo di vita. Mentre la ragazza più piccola è stata trasferita alle Lilianza al Bambino Gesù di Roma, dove si trova. Una prognosi riservata deve essere gestita su. Nel video finito in rete puoi sentire la donna che grida chiama papà. Chiama papà. E poi alla ragazza in lacrime amore come stai? I pompieri sono intervenuti per liberarlo dalle lenzuola. L'autista con una passione per i social network. Hafid Abdel El Idrissi. 29 anni, nazionalità marocchina. Che lavora nell'area Alatri e ha un permesso soggiorno. Trasportato nello Spaziani Frosinone, dove è entrato nel codice rosso Spaziani. Rischia essere segnalato per lesioni stradali aggravate. Mentre i carabinieri attendono il risultato del più alcol e della droga. Video in diretta su Facebook. L'incidente si è verificato poco prima delle 1400 sulla strada provinciale di Santa Cecilia, vicino a Teccena, una frazione di Alatri. La madre, Irene S., di 44 anni, residente nella città di Ciocara, era andata a far entrare i bambini in un centro sportivo e li stava portando a casa. Nel video pubblicato in diretta su Facebook, acquisito nei documenti, puoi vedere l'Audi darting sulla strada provinciale accompagnata dalla canzone Reading dal rapper americano Crazy Bone, assunto dai suoi collega Camilionone, che 30 old di 30 anni aveva messo in background dopo aver installato il telefono cellulare ONA fisso supporto all'altezza della dashboard per riprendere la strada. Sfortunatamente, pezzo adatto all'occasione che a un certo punto legge sterzo da lato della strada o l'altro. Sperano di essere catturati. Il precedente di Casal Palocco, il sospetto è che, dopo aver superato un furgone e una festa, ha perso il controllo del veicolo che invadeva corsia opposta, entrambi per la velocità eccessiva. Da stabilire entrambi per guardare come stava arrivando ripresa. A storia che ricorda quella Little Manuel, 5 anni, uccisa da un youtuber al volante di un SUV Lamborghini. Matteo Di Pietro.